Segretario, l'UDC verso le regionali, con che obiettivi e quali priorità per la Calabria? Ma l'UDC ha messo in campo una squadra coesa, molto forte, rappresentativa di tutti i territori della nostra regione, è forte a Catanzaro, a Vibo, a Crotone, a Cosenza e soprattutto qui a Reggio Calabria, dove abbiamo fatto un'ottima lista. E naturalmente vuole essere protagonista nella prossima legislatura, portando avanti un po' i temi nostri, che sono i temi di valorizzare settori fondamentali come turismo e agricoltura, e fare in modo che i fondi comunitari possano essere spesi in maniera produttiva per creare sviluppo e soprattutto occupazione, per fare in modo che i nostri giovani rimangano in Calabria, stiano qui, evitino di andare fuori, e per far crescere questa regione che ha tantissime talenti e potenzialità e che proprio dal buon governo può nascere, insomma, il futuro. Con Iole Santelli abbiamo messo in campo una buona squadra, 6 liste. Io penso che ci siano tutte le condizioni per l'UDC per ottenere un buon risultato e per essere protagonista nel futuro della nostra regione. Presidente, come si fa a recuperare il rapporto col Consiglio regionale, cosa che è mancata in maniera evidente con la consigliatura, con la legislatura di Oliverio? Lei è stato presidente del Consiglio regionale. Ma guardi, ho svolto questo ruolo, che è un ruolo prestigioso, fondamentale, perché il settore legislativo deve essere sempre di più valorizzato. Purtroppo questa legislatura abbiamo visto, insomma, i risultati che non sono stati assolutamente all'altezza del ruolo prestigioso del Consiglio, sia in termini di produzione legislativa, non lo dico io ma lo dicono proprio i numeri, perché poi passati i 5 anni la produzione è sotto gli occhi di tutti. Io penso che sia uno dei punti fondamentali della prossima coalizione di centrodestra, cioè ridare slancio, vigore e dignità alla massima assise regionale, dove si lavora per produrre le leggi e dove deve essere da stimolo, da guida e anche da interlocutore fondamentale per la giunta regionale, perché non è che tutto passa dal governo regionale, il Consiglio ha un ruolo fondamentale nei processi, ecco, di sviluppo di una regione. Grazie.